In quel tempo, Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città, pianse su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace. Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Siamo qui oggi con Alessandro, con Marta e con Norica, e proviamo a fare un dialogo aperto su questo Vangelo. Allora, noi siamo a Gerusalemme. Voi sapete dove è Gerusalemme, vero? Più okay. O meno. In pratica c'è Palestina. In Palestina. Sapete che valenza aveva Gerusalemme per quel tempo? Cos'era Gerusalemme? Capitale. Sì, diciamo che era la capitale. Era il centro governativo, era il centro religioso, e lì c'era il Tempio. Quindi il Tempio era il luogo del culto. Secondo voi perché Gesù piange su Gerusalemme? Cosa potrebbe essere successo? Perché la sente come la sua patria. E quindi questa patria potrebbe avergli dato qualche dispiacere? Beh, no, anzi, felicità, secondo me. Cioè, nel senso, non è che... Boh. Potrebbe essere felicità? Sì. A voi capita di piangere di felicità? Sì. Da ridere sì, di felicità dipende da cosa. Da ridere. Da ridere, invece mai pianto da ridere. Sì, troppe volte. Sì, anche ieri sera. Quando è caduto? No, io... Ma ti sono venute le lacrime? Di brutto. Ma voi avete questo immaginativo di Gesù che possa piangere? Il piange per Gesù. Pena, secondo me. Gesù non me lo sono mai immaginato piangere. Può piangere per qualcuno. Neanche io. Può piangere per qualcuno. Non per i mali che gli avvengono. E per cui prova a precisare qualcuno, ad esempio, cosa potrebbe essere? I suoi discepoli. Magari se gli succede qualcosa. Cioè, in generale, io intendo, non proprio in quell'avvenimento. Però se gli succede qualcosa piange per loro, cioè non piange mai per le sue disavventure, secondo me. Forse più che per i discepoli, per sua madre, cioè Maria, comunque. La mamma è la mamma. Secondo te l'ha vista piangere la mamma? Quando era sul crocifisso. Esatto. Grande Tirli. Dov'è? Mi ricordate una scena quando ha pianto Gesù? Per il tradimento? Sì. Per il tradimento... Cioè, comunque, quando ti senti tradito, cioè... Ma non piangevo perché era tradito, piangevo perché Giuda aveva perso la strada. Sì, però c'è anche quando ti senti tradito, ti dispiace per quel fatto, insomma. Successo. Tu hai riposto la tua fiducia e poi viene tradita, cioè. Esatto, esatto. Quindi, diciamo che vi state orientando su questo, cioè che Gesù è... piange non per sé, ma per quello che accade vicino a sé, ecco, per alcuni tradimenti, per alcuni dispiaceri. E vi ricordate una scena, anche quella è importante, dove muore un suo amico, dove poi è coinvolto in questa storia? Lazzaro. Bravo! E anche lì vediamo Gesù piangere. Quindi è un Gesù che sprigiona, diciamo, delle emozioni, no? Ecco, qui allora arriva a Gerusalemme, vicino a Gerusalemme, e dice che pianse. Cioè, se non leggi tutto il Vangelo, all'inizio sembra che piange per gioia, poi dopo quando leggi magari più quel che dice lui, quando delle trincee, per esempio, più triste. Esatto, infatti il resto del Vangelo ti risolve un po' la questione del pianto di Gesù. Esatto. No? Perché subito dopo dice: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace. Ah, cioè, quello a chi è riferito? Quello... Un complimento. A chi si riferisce? A Gesù.
La sta parlando lui. Come fare a avessi quella? Astoso. Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta la pace. Quella cosa che ti porta la pace, quella cosa che non ti fa... Non ti fa dolore. Tipo per esempio qui alle guerre, insomma. Quello che ti permette di vivere una vita serena. Però, nello specifico, provate a guardare bene. Quello. Quello che porta la pace. Ah, la cosa che porta la pace. Ma che cosa? La pace. Cioè... Ma cos'è, un oggetto o cosa? Perché in questo giorno l'ha sottolineato molto. Esatto, e quindi? Il giorno. Esatto. Ah. Mamma mia. Scusa, se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta la pace. Cioè, tra i giorni? Esatto. Chi è che arriva in questo giorno? Gesù. Esatto, in questo giorno arriva Gesù. Quindi lui in qualche modo dice che in questo giorno qui, questo è quel giorno che porta la pace. Perché è arrivato? Perché è arrivato, esatto. Allora qui capiamo meglio perché piange. Perché piange allora su Gerusalemme? Perché non c'è la pace. Perché gli è stata nascosta la pace. Non ci sarà la pace. E perché non ci sarà? Perché non l'hanno capito? Esatto, cioè è come dire, io arrivo qui per portarvi la pace, voi non l'avete compresa e a me dispiace questa cosa qua, cioè non avete compreso che io sono venuto qui per portare la pace. E quindi a questo punto ribadisce, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Che non gli è stata rivelata. Cioè praticamente hanno perso un'occasione. Cioè, lui è arrivato, non l'hanno riconosciuto e a un certo momento lui dice io non so cosa farci, se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta la pace. Bene. In quel tempo Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città, piante su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu, in questo giorno, giorno, quello che porta la pace.